lontana, disinformata e legittimata a decidere del proprio destino. È la Crimea vista da Maidan, tassello chiave della partita geopolitica in corso tra Mosca e Kiev, che non sembra però dominare l'agenda delle preoccupazioni dei residenti della capitale ucraina. La Crimea è a due passi dalla Russia, laggiù vedono la televisione russa e delle persone che conosco da quelle parti mi hanno detto che non sanno neppure che cosa succede qui a Maidan. Sono all'oscuro di quanto è veramente accaduto. Le informazioni che hanno ricevuto sono distorte. Finalmente abbiamo almeno un nuovo governo. È già un punto di partenza. Per quanto riguarda la situazione in Crimea, molto dipende poi dalla sua stessa popolazione. Come vede la situazione attuale, cosa farà? Nei loro stessi interessi, credo che farebbero meglio a mantenere un atteggiamento pacifico e a non replicare quanto avvenuto qui a Kiev. Auspici a cui non ha tardato a unirsi il coro di una diplomazia internazionale che nelle ultime ore ha moltiplicato gli appelli a evitare ogni tipo di provocazione.